Buonasera a tutti, sono molto lieta che vi siate riuniti qui per la chiusura della mostra della ceramica. Quest'anno, come gli anni precedenti, le opere erano stupende e ognuna portava un sentimento diverso. Anche se magari in questo momento non sono qui presenti, vorrei comunque ringraziare i nostri bravissimi ceramisti che hanno fatto sognare a occhi aperti i turisti con le loro opere. Vi aspettiamo così numerosi il prossimo anno. Serata di chiusura della 61esima edizione della Mostra della Ceramica, si può dire che è stato un gran successo. Sì, quest'anno è stato davvero un grande successo sia di pubblico che di proprio della qualità della mostra in sé, oltre al grande successo che hanno avuto tutte le manifestazioni collaterali. Per finire ad oggi, ma anche quelle che sono state nei giorni scorsi, insomma, siamo molto soddisfatti, crediamo di aver imboccato la strada giusta, pensiamo di continuare. Ovviamente ci sono tantissime cose da migliorare, però chi non lavora non fa errori, chi lavora errori ne fa, noi siamo coscienti che possiamo migliorare, siamo coscienti che si può crescere e quindi andiamo avanti. Non è ancora tempo di bilanci perché le vedremo tra qualche giorno, però i visitatori sono stati molti e in fondo non è stato neanche penalizzante il fatto che non ci fosse Palazzo Botton. Sì, sono d'accordo e voglio aggiungere a questo proposito una riflessione che facevo oggi pomeriggio. A un certo punto nel pomeriggio ho visto spuntare un sacco di alpini e quindi cosa significa questo? Significa che davvero se si fanno delle cose, delle iniziative nel territorio e se riusciamo a farle conoscere nell'insieme, magari l'interazione, anche l'accavallamento delle iniziative, oggi c'era festa dappertutto, però questa roba qua può essere tradotta in cose positive. Sì, perché alla fine la gente gira e visita tutti i comuni del territorio, tutti gli eventi. Assolutamente sì, per quello noi dovremmo fare territorio, come ho sempre detto. Fare territorio significa proprio questo, significa lavorare assieme, significa far conoscere le cose che gli altri fanno da noi e noi dire, comunicare agli altri quello che facciamo. Così facendo riusciamo a portare più gente dappertutto.